sportivi, amici del carnevale, amici della vita, amici del divertimento, amici di tutto, buonasera dal carnevale strianese, 36esima edizione. Ho detto l'introduzione sportivi, il perché? Perché c'è grande area di festa, naturalmente siamo rigorosamente in diretta, tutto questo dal carnevale strianese. Da qui parte una lunga serata dove cercheremo di trasmettervi tutte le emozioni, 148-271 oppure in diretta a Facebook. Buon divertimento da Nello Dierna, in redazione Gerardo Tucci, Carmine Boss e Mohamed Bomber qui in esterna dalla città di Striano. Quello che vedete naturalmente sono immagini rigorosamente in diretta e naturalmente, ripeto, ancora una volta cercheremo di regalarvi tante emozioni. Sarà sicuramente una cosa bella da vedere. Ecco qua, come potete vedere, siamo rigorosamente in diretta e questo naturalmente andrà per le lunghe. Cercheremo di raccontarvi quante più emozioni possibili. Sono veramente tante le situazioni. Quello che è importante è che naturalmente cercheremo di regalarvi quanto più possibile. La cosa importante, ripeto, è quella che cercheremo di essere puntuali e meticolosi nel raccontare quelle che sono le immagini. Come vedete alle mie spalle è qualcosa di veramente bellissimo, c'è tanta gente qui da Striano, naturalmente io mi vado a sedere perché d'altronde è importante stare almeno in un attimino di tranquillità. Chiedo naturalmente a Carmine Bosso, a Gerardo Tucci, per quanto riguarda la situazione e per capire fino in fondo se va chiaramente si va ad oltranza. E naturalmente saluto tutti coloro che ci stanno seguendo e lo dico con tranquillità, cercheremo di coinvolgere quante più persone possibili perché è importante e basilare cercare di regalare emozioni. Tutto questo naturalmente ripeto con la massima collaborazione un po' di tutti non sarà facile e questo è naturalmente quello che vi chiediamo, la collaborazione da parte di tutti, perché soprattutto e principalmente non sarà facile raccontare veramente tanto, pure perché il carnevale strianese è un carnevale talmente bello da metterlo soprattutto non solo in evidenza ma soprattutto e principalmente per dare la visibilità quanto più possibile alla gente che ha collaborato per tanti mesi qui dalla città di Striano. Naturalmente, come vedete, c'è tutto quello che vedete. Naturalmente cercheremo di raccontarvi tramite la diretta Facebook. In questo momento è Capri Event TV 148-271 e chiaramente buona immagine e soprattutto buon carnevale a tutti. Saluto il mio amico Pietro Cordella, eccolo là, l'ho salutato naturalmente, ripeto ancora una volta, saluto Mohamed Cosa, questa è la diretta Facebook, ripeto ancora una volta. Io naturalmente cerco la collaborazione di tutti in modo tale che tutti potranno vedere questa situazione in tempo reale, soprattutto se disposti un po', grazie. E allora tutto rigorosamente in diretta, come vedete c'è tanta gente qui in esterna dal carnevale strianese e c'è veramente tanta gente. Io naturalmente cercherò di essere quanto più meticoloso possibile, quanto più possibile. Quello che è importante è che andremo avanti
ad oltranza fino alla nausea, in modo tale che saluto Marco Martone, soprattutto lo saluto con grande affetto e rispetto. Vedete, siamo in diretta tra la gente, con la gente, perché poi è importante, è fondamentale per vedere quello che poi è l'aspetto prettamente del carnevale, pure perché non sarà facile tra questa bolgia umana. Ecco qua Minni e Topolino, li vedete al mio fianco, eccole qua le maschere del carnevale, la gente si diverte, sta cercando di divertirsi quanto più è possibile, e naturalmente andremo ad oltranza. Pure perché, ripeto, sarà una lunga, lunga serata e cercheremo di essere super partes, nel senso di coinvolgere un po' veramente tutti, anche se, ripeto, come vedete dalle immagini, c'è veramente tanta gente e siamo rigorosamente in diretta. Grazie a Carmine Bosso. Noi cercheremo fino alla fine di raccontare, e questo per ora diretto Facebook praticamente in tutto quello che è il nostro il panorama, e naturalmente cercheremo di andare ad oltranza fino a quando avremo la possibilità di coinvolgere tanta gente per la situazione globale e naturalmente per quello che è il carnevale. Le immagini delle mascherine, intanto saluto, sono veramente tante: Marco Mattone, la signora Maria Carmela Ruggiero, Tony Florio e soprattutto ancora Marco Martone, lo ringrazio, è importante fare la cultura di zio del nostro territorio, complimenti. Gerardo Tucci, Luigi Pagano Fiore, Alfonso Esposito dice il carnevale senestrianese semplicemente il top, e sono perfettamente d'accordo, c'è veramente tanto da vedere, c'è tanta gente e tanto divertimento. Giuseppe Rendina sta seguendo il nostro carnevale in diretta, come Gennaro Ciotola, ma naturalmente, ripeto, fino alla nausea andremo ad oltranza, ci saranno delle repliche, sarà caricato su quello che è il mondo di internet, veramente c'è veramente tanto tanto da mettere in evidenza. Chiedo a Gerardo Tucci di mettere naturalmente in mostra anche il logo ufficiale del carnevale in sovraimpressione, che è importante, questo è fondamentale, mettere in evidenza i loghi del carnevale. Andiamo avanti, voi vedete le musiche, le immagini, soprattutto facciamo vedere quello che è sul palco, cosa importante. Intanto saluto Giovanni Cordella, dice il carnevale più forte della Campania Estriano, sempre Forza Napoli, e concordo su tutto. Grazie Anello, grazie Capri Event, questo è il carnevale estrianese, grazie a voi, grazie alla regia impeccabile, ecco qua, dei loghi, è importante e soprattutto principalmente la cosa fondamentale è bella che anche fuochi d'artificio, c'è veramente tutto questa sera qui alla festa del carnevale, grazie a Gerardo Tucci, grande Gerardo Tucci, grazie all'editore Pasquale Turco, i fuochi che partono come se è finita l'esibizione appunto di questo rione. Antonio Boccia dice ciao a you, vive la Valle del Sarno, viva Napoli. Ecco qua Antonio Risi
molto simpatico ed ironico, non ti so rispondere sinceramente, questo non te lo so dire. E allora andiamo avanti, vedete, sono tante le persone che stanno seguendo in diretta, ma soprattutto e principalmente, ripeto, andremo ad oltranza, grazie al Carnevale Strianese, grazie a Gerardo Tucci, lo ringrazierò fino alla nausea, come Pasquale Turco, Mohamed Bomber, il nostro Carmine Bosso. Intanto la speaker ufficiale sta parlando del Carnevale, la speaker ufficiale praticamente, arriva, cominciano ad arrivare i nostri ospiti, ecco qua, soprattutto, ecco qua. Allora Carmine, dopo aver ascoltato cominciano ad arrivare i nostri primi amici, vieni qua caro, fra poco la telecamera sarà su di noi, e la, ripeto, la speaker ufficiale del Carnevale Strianese Titti De Filippo, eccola qua che sta praticamente omaggiando della pergamena ai partecipanti. Sono arrivati i primi rappresentanti anche a rappresentare Rione Saudone, dico bene? Perfetto. E allora, ecco qua, molto oxfordiano la signora, è partito un tepozze nacir, molto English, molto forte, questo è molto, è una cosa molto carina, va bene così, ma non era riferita, ci sta, ma non era riferita a noi, stavano scherzando tra di loro. E allora, ecco qua, buonasera a te. Mi presento, salve, sono il responsabile del Rione Saudone. Come ogni anno siamo partecipi al Carnevale Strianese, anche quest'anno con una grande opera, il carro dal nome O agisci o subisci. Abbiamo voluto rappresentare un po' la nostra società, in che modo? C'è un drago grandissimo davanti che rappresenta un po' i governanti, cioè le persone che ci governano, che ci portano a fare delle determinate cose, cose che vogliono loro, che scelgono loro. E dietro c'è un grandissimo gladiatore che siamo noi, diciamo il popolo. Senti, se avevi dubbio che eri in diretta ti faccio guardare, vedi, sei pure carino. Sì. Continua, prego, prego. Continua a descrivere un po'. Assolutamente la sì, e fai bene. Abbiamo fatto, diciamo dietro c'è questo grande gladiatore che siamo noi, il popolo che si ribella verso questi governanti. Quanti ragazzi, quanti collaboratori, quanti mesi, quanto tempo, quanti... Quante snervature e quanto entusiasmo? Snervature impossibile da conteggiare perché ce ne sono state... Ci vorrebbero 10 commercialisti. Sì, qualcosa in più pure. Siamo più o meno una decina di persone, di ragazzi, tutti sulla ventina, 22, massimo 30 anni che facciamo questo carro. In poche parole si realizza un carro in 6 mesi, circa 6 mesi e mezzo. Sempre a lavorare dalla mattina alla sera siamo qui a creare questa opera per passione. Cosa dire, purtroppo noi siamo appassionati e facciamo questo da oltre 15 anni per far crescere la nostra manifestazione qui a Striano. Ormai vedo che c'è anche un tanta gente, ci siamo riusciti a farla una grandissima e vera e propria manifestazione. Ringrazio tutti quelli che sono venuti qui a rappresentare. Vuoi ripetere il tuo nome? Michele Corrado. Michele, ascoltami. Più o meno il numero dei ragazzi che vivono attorno a questa vostra opera che veramente è molto molto bella. Il numero di ragazzi che vivono partendo dai balletti, dai costruttori, siamo lì circa una ventina, trentina di persone, compresi balletti, bimbe, mamme, tutti, 30-40 persone saremo più o meno all'incirca, dai. Sei soddisfatto? Sì, soddisfattissimo, è andata alla grande, anche la manifestazione è una bellissima manifestazione, sta riuscendo alla grande. Dopo mi porti qualcuno del tuo Rione? Sì, ma certamente. Anche i figuranti e qualcuno. Dopo ripasseremo tranquillamente tutti insieme, vi faremo l'intervista anche ai ragazzi. Assolutamente sì, mi fa piacere e ti ringrazio. Grazie Nello, sei sempre. E poi la cosa positiva tua è che sei uno che sorride sempre, sì. E questa è una cosa molto bella, cosa complimenti positiva. A te, allora aspetto, ti aspetto dopo. Sì, ci rivediamo tra poco. Ciao. Grazie, grazie a te caro. Intanto io saluto, intanto Gerardo Tucci diceva, caro Antonio, si riferiva a praticamente, diceva per ascoltare, passa a schermo, viva il carnevale, dice clicca il tasto dell'audio in basso a destra, grazie a Gerardo Tucci. Saluto la signora Angela Andolfo, Gianluigi Prospero Ferrara, sono veramente tanti che ci scrivono, Lori Cirillo, viva il carnevale strianese. E quindi vedete, la gente continua a scriverci, sono veramente tanti quelli che stanno collegati con noi in questo momento. Io intanto, vedete, stiamo accontentando un po' tutti, già vedete alle mie spalle, anche qua a questo punto tranquillamente
grazie a Gerardo, lo ripeto fino alla nausea, Carnevale Stranese, è bellissima anche il fatto dei loghi, questa è una cosa molto bella, molto sintomatica, naturalmente andremo anche con immagini a schermo, a grande schermo, perché poi naturalmente cercheremo di dare visibilità a quelli che sono poi, ripeto, i protagonisti. Saluto Angelo Nappo che ci sta seguendo in diretta, il grande Angelo, ti auguro una pronta guarigione, perché sei un leone, resti un leone e sarai sempre più forte di prima. Naturalmente questo, ripeto, è il Carnevale Strianese. Amico mio, vieni qua, se ti giri e guardi la telecamera, innanzitutto buonasera. Buonasera. Allora, c'è tanta gente, la gente si diverte, siamo rigorosamente in diretta, sì. Tra poco ti vedrai anche tu, le tue sensazioni su questo carnevale, soprattutto per chi non lo sapesse, se ti presenti, vedi, i tuoi amici ti prendono in giro, soprattutto le tue sensazioni su questo carnevale. Mi chiamo Franco Gatti, sono di Striano e su questo carnevale non ci sono più parole per mettere le cose insieme. È un carnevale che ormai va avanti da molti. Saluto Michela Cammella che dice viva il carnevale stranese. Caro, il tuo rione? Rione Piazza. Rione Piazza. Allora dicevi, prego. È un carnevale che non ha bisogno più di parole. Va avanti da sé e con le... Signora, girate la bimba che è importante. L'ha portata via. L'ha portata via. Non fa niente. È troppo, troppo, troppo bello. Sta andando proprio ad alti livelli questo carnevale stranese. E se... Ti vedi anche in video. Sì, è normale. Che... Complimenti. Complimenti, grazie. Buona serata, buon divertimento e buon proseguimento. Grazie. Ciao caro, ciao. Eccolo qua. E allora, buonasera a te. Buonasera. Lo scorso anno sei stato insieme al tuo rione il vincitore della 35esima edizione. Stasera capiremo chi è, se vi confermate o ci sarà un altro vincitore. Una cosa è certa, tanta gente anche quest'anno, ma soprattutto con te voglio farmi una chiacchierata. Ecco, il tuo rione, un rione oramai storico, voglio dire, no? Diciamolo agli amici che stanno a casa. Sì, il rione... E poi ti presenti. Allora, il rione Piazza è uno dei primi rioni che è stato fondato a Striano. E io, dopo varie generazioni, sono riuscito a fare il presidente soltanto... Questo sei tu, per conferma. Devo essere onorato di tutto ciò. Io sono Serafino Salvatore e rappresento questi ragazzi. Ascolta, caro, quante persone attorno al vostro rione che danno una mano, hanno collaborato, si sono fatti un culo così e soprattutto tante notti insonne? Più o meno intorno a una trentina di persone. Noi diciamo... Quelli... La tematica della vostra opera? Allora, la tematica del nostro carro, quest'anno abbiamo deciso di rappresentare un po' la mitologia greca con Medusa e Perseo. Diciamo, ispirandoci alla mitologia greca, abbiamo sfruttato il momento che ora attraversa un po' tutti i giovani di oggi, che più o meno sono questi social network, che come i social network rappresentano la medusa del nostro carro, che i telefonini, i tablet, cioè i computer sono come gli occhi della medusa, folgorano questi ragazzi e stiamo cercando con Perseo, che sarebbe un po' dobbiamo essere noi, anche io sono genitore. Da chi nasce questa idea? L'idea nasce un po' dal nostro gruppo, noi ci riuniamo, più o meno parliamo, assembliamo e poi esce fuori un bozzetto, un tema e cerchiamo di rappresentarlo nel migliore dei modi. E poi se viene bene, viene bene. Oggi vedevo il tuo papà ancora una volta in prima fila, il che significa che il carnevale non ha età. No, secondo la mia idea il carnevale non è d'età, è il... Per me il carnevale è la festa di tutti. È di tutti, dal più piccolo alla persona di 90 anni e passa. Perché se uno ha lo spirito di divertirsi non c'è età. Se mio padre ha quasi 60 anni, però complimenti. Ci accompagna ogni anno sopportandoci, dandoci forza, e come mio padre anche altre molte persone. Sì. Perché comunque ci tiene come ci teniamo noi. Io spero che comunque ci sarà anche un futuro per i miei figli e io farò altrettanto come mio padre, come spero che i miei figli lo faranno. Ora giochiamo un pochino, tu pensi che potete rivincere? Allora, vedendo un po' per come è stato il nostro risultato, penso di sì, però io sono sempre stato un po' scettico, un po' diciamo, per me come va, per me già avete già vinto, bravo, bravo. È una vittoria che siamo qui con tutta questa bella gente.
e ci stiamo divertendo. Poi è normale, ognuno che fa una cosa, sai, cerca sempre di vincere. Bravissimo. È nato, vabbè. Ma pure, ma hai detto una cosa bellissima, noi abbiamo già vinto, a prescindere poi dall'epilogo. Come sì, e poi se vinciamo, sai, saremo più contenti. Però chi vince, vince, festeggeremo. Diciamo che la bottiglia di champagne è pronta. Sì, sì, questo sì, questo sempre, al di là del risultato, questo sempre. Mi è piaciuto al di là del risultato, che è uno striscione storico, voglio dire. Allora, io, resta con me, saluto e sono veramente tanti. Michela Cammella dice vive il carnevale astranese. Lello, grande Lello, un saluto da Palma, ecco, ci seguono da Palma Campania, sono veramente tanti. La dottoressa Maria Antignani, prima di andare via ti strappo una promessa, perché so che se lo dici lo fai. Mi porti poi i tuoi collaboratori e i figuranti o ballerini del vostro carro. Ok, non ti preoccupare, ora li raccolgo e te li porto. Grazie a te, Salvatore, grazie, a dopo. E allora, noi andiamo avanti, come vedete, stiamo coinvolgendo un po' tutti questa cosa. Buonasera. Buonasera. Sono venuto per la prima volta a Saviane. Lei da dove viene? Da Castellammare. A Castellammare di Sabbia. Il mio amico Giovanni. Comunque. Senta, ma quest'anno la Juve Sabbia va in B. Speriamo di me, sì. Questi amici. Siamo 5 punti. Siamo 5 punti in avanti. Penso di sì. Le piace questo carnevale? Sono rimasto stupito da un paese così piccolo. Fa una festa così bellissima. Lei è il signor? Donnarumma, Luigi. Luigi Donnarumma, guarda un po', si chiama Gigi Donnarumma. È mio nipote. Allora, abbiamo in diretta lo zio di Gigi Donnarumma, il Donnarumma nazionale. Io la ringrazio, grazie per essere venuto e per la sua testimonianza. Complimenti della festa, bellissima. Sono rimasto... Grazie a lei, forza stampa. Grazie. E allora, il signore veniva da Castellammare di Stabia. È stato molto gentile nel dire qualcosa di storia. Saluto Leonardo Ciccarelli, il mio amico e persona per bene, Leonardo Ciccarelli. Un abbraccio forte. Subito, un abbraccio forte a Leonardo. Buonasera a lei. Buonasera. Lei è il signor? Salvatore. Da dove viene? Vengo da Castellammare. Anche lei tifosa dello Stabia? Tifosa dello Stabia, tifosa del Napoli soprattutto. Ma quest'anno si va in B? Come no? Io credo che sì, si avevano tutti i requisiti per andare in B. La squadra è una bellissima squadra e abbiamo anche, diciamo, dei tifosi che sono meravigliosi, che seguono la Juve. E ora parliamo del carnevale stirianese. Sì. Le sue sensazioni? Allora, la mia sensazione di questo Lione è stato bellissimo, perché diciamo che a livello organizzativo di Lione lascia molto, per esempio, a bocca aperta, perché... diciamola tutta, non se l'aspettava. Sì, non me l'aspettavo veramente, perché è rimasto molto molto positivamente sorpreso. Sono rimasto molto contento, perché è la prima volta che vedo un carnevale di genere qua a livello nel territorio campano. Certo. Perché altre volte sì, li ho visti, non so, un carnevale a Tenerife. Si è trattato bene. Sì, però diciamo, vabbè, il carnevale a Tenerife l'ho assistito durante un viaggio di nozze. Diciamo che lei, dopo praticamente aver scelto di venire questa sera, è rimasto positivamente sorpreso. Sì, oltre che di una scelta, che c'è un nostro amico qua del paese, Giovanni. Che lo ringrazio tanto per l'invito. E mi ha fatto vedere quest'ottimo spettacolo che da tempo che non lo vedevo. E niente, veramente sono rimasto meravigliato, perché un Lione piccolo, no piccolo, un Lione come questo, ad avere una grandissima festa come questa, diciamo che a livello internazionale. Va bene così. Allora Giovanni, innanzitutto questa è una cosa bella, il fatto che da cittadino strianese uno invita amici di un'altra città, perché poi Castellammare non è città, ma Castellammare potrebbe essere una metropoli, voglio dire. Sono stati loro che hanno voluto venire. Allora Giovanni, diciamo così, come si dice dalle nostre parti, a buttare in dascis, un po' lo sapevano, un po' hanno accettato l'invito e devo dire che entrambi sono strafelici. Ho solo un risentimento, che questo è lo zio di Donnarumma. No, io devo dire la verità, a me è simpatico. A me è simpatico. Ma gioca nel Milan. Meglio nel Milan che in altre squadre. Allora Giovanni, come dicevano i signori, grandissimo entusiasmo, parole bellissime, e questo è motivo di vanto per la città di Stabia. Ogni anno si migliora sempre di più, perché questa è una festa che la sentono in molti. Infatti
Cioè, lei di che rione è, Giovanni? Sono al Parco Verde io. Sì, ma rione, dei cinque rioni quale rione è? Rione Troccola. Rione Troccola, ecco, ognuno ha la propria appartenenza. Sì. Continuano a scrivere in tanti, il carnevale numero uno in Campania, e viva il carnevale estrianese, un grande saluto a Nello, io le ringrazio, saluto Paolo Beneduccio, cioè sono veramente tanti. Giovanni, grazie, grazie a voi, buon carnevale, buon carnevale. E allora, Maurizio, vieni qua. Signori, è in arrivo la Mari Ballet con il rione, saluto ancora una volta il mio amico Pietro Cordella e la sua signora. E allora, Maurizio, stanno arrivando da ogni parte. Sono la gente entusiasta, devo dire, chi arriva davanti ai microfoni dicono, soprattutto la gente di fuori, non ci aspettavamo tutto questo. Questo è motivo di orgoglio per Striano, e soprattutto se tanti lo capissero, Striano è bene comune per tutti, a prescindere da questo o da quello. Questo è quello che merita Striano, tutti, vedere tutti i bambini ballare, tutti i ragazzi che hanno lavorato giorno e notte. Sei anche molto telegenico. Grazie, grazie Anillo. No, io sono contentissimo, sono emozionato. Vedere tutta questa gente vuol dire che Striano merita. Meritano i ragazzi che hanno lavorato giorno e notte vicino ai carri per far sì che questo spettacolo sia per tutti. Per tutti e che continui sempre. Sempre, deve sempre continuare. Con un po' di aiuto da parte di ma tutti. Ma è più forte questo carnevale o la tua Inter? Io penso che non c'è partita. Io penso che... Non c'è partita. Mi è molto più forte il carnevale. Venire un po' di colite. è bello il carnevale. Bello Maurizio, il carnevale. Sai che ti stimo e ti voglio bene. Ti ringrazio. E grazie per il tuo intervento. Grazie. Grazie, grazie a Maurizio, amico mio, persona per bene. E allora, signori, eccole qua. Partiamo prima da queste bimbette. Signorine, venite qua. Venite qua. Ah sì? Allora, buonasera, buonasera. Venite qua. Vieni qua, bella, vieni. Allora. Tu come ti chiami? Lucia. Tu sei? Isabella. Lucia, Isabella? Alice. Alice, che bei nomi. Qual è il vostro costume? Unicorno. Unicorno. Allora, da una, vi state divertendo? Vedete come siete belle in video? Eccole qua, vedete? Allora, vi state divertendo? Molto. Tu quanti anni hai? 10. Tu? 10. Allora, tutte e tre 10 anni, ma sono già delle femminucce. Ma no femminucce, vi chiedo scusa, delle signorine, a parte belle, ma si vede molto sveglie. A proposito, i vostri fidanzati vi stanno guardando? Io non ce l'ho. Ah, stai, vabbè, fai bene. Meglio evitare i maschietti, sono cattivi. Ragazzi, ascolta, perché la cosa più bella di questo carnevale, secondo te, che cos'è? I carri sono molto belli e molto alti e fanno tanta musica. È quasi imbarazzante perché sei stata perfetta. Secondo te? I balli. Secondo te, Alice, che cosa è bello di questo carnevale? Secondo me è bello tutto questo carnevale. Alice dice questo carnevale è bello per tutto. Il tuo rione di appartenenza, rione Troccoli, sì. Quale rione appartieni? Piazza. Rione Piazza, tu? Piazza. Tutte e tre piazza? Sì. Ma vince Rione Piazza? Sì. E allora io ringrazio Alice, Isabella, dico bene? E Lucia, no, dico bene Lucia, vedete, sono vecchietto ma ricordo bene. Buon carnevale, grazie a voi, grazie. Come vedete queste belle signorine avevano le idee chiare, praticamente dicevano questo carnevale è bello per tutto, questo mi fa capire che il carnevale non ha età, a questo punto... si direbbe ladies and gentlemen for Capri Event e non solo. È in arrivo, ecco qua, una delegazione. Allora coinvolgiamo un po' tutti. Mohamed, è partito il treno, tutto bene? Buonasera a lei. Buonasera, salve a tutti. Voi rappresentate? Rione Piazza, il carro bloccati da uno sguardo. Allora, continuano a vederci in tanti. Tu come ti chiami? Rosa Giulia. Rosa Giulia, che bel nome, complimenti. Tu sei? Carmel. Carmel? Laura. Aurora. Aurora? Rebecca. Che bei nomi. Laura. Giovanna. Chiara. Come? Chiara? Chiara. Chiara. Allora. Quest'oggi stanno arrivando da ogni parte. La gente che si presenta qua dice non mi aspettavo tutto questo, è qualcosa di veramente bello. Tanti mesi di sacrifici, però alla fine ne vale la pena. Ne vale veramente la
pena, finalmente il carnevale strianese si sta ingrandendo, sono felice, io da strianese sono 22 anni che partecipo al carnevale, di vedere questa folla veramente gremita, quindi è un grande piacere perché c'è un lavoraccio dietro immane. Senti, è sempre un'emozione il carnevale, però non ha età. Perché non ha età? Però se tu dovessi dire, attraversando le strade, ballando, parlando con loro, la cosa che più ti ha colpito, come emozione intendo? L'emozione di poter sorridere e di stare per qualche giorno liberi con la mente e divertirci. Quindi estranearci un po' da quello che è il ritmo frenetico della vita. Un po' di tranquillità e di svago. Bellissime le parole, come sempre, di Marisa Orlando. Signorina, perché questo carnevale è così bello? Per me non è tanto... Per me l'importante dei carri è di ballare in compagnia e divertirci. Pure se non vinciamo, però è l'importante che ci siamo divertiti. Posso dare un bacio? Complimenti, ha detto cose straordinarie. Diceva lei, pure se non vinciamo, l'importante è stare insieme. Allora, tu che sei molto birichina, che mi guardi con quest'occhio a cuoricino, allora, ti stai divertendo? Sì. Qual è la cosa più bella del carnevale? Il carnevale, che la cosa più bella è i carri e tutto che balliamo in compagnia. Chi vince, Rione Piazza? Spero, giustamente dice spero. Andiamo da quest'altro lato. Allora, tu ti stai divertendo? Il tuo fidanzato ti sta guardando a casa? Non lo sai o non c'è? Non c'è. Va bene, evita i maschietti. Allora, secondo te, perché questo carnevale è diventato così bello e tutti lo dicono? Perché dà la possibilità alle persone di stare insieme e di divertirsi. E come è qua, sei molto carina, siamo in diretta, Aurora, giusto? Aurora, tu ti stai divertendo? Sì, perché il carnevale è molto bello. E sei felice, giusto? Andiamo avanti, ascoltiamo questa qua che è un po' più grandicella, già si vede, a te sicuramente il tuo fidanzato ti sta guardando. Io non ce l'ho il fidanzato. Meglio evitare questi maschiacci. Allora, fino ad ora tanta gente... La gente vi applaude, è felice di voi. Tu perché sei felice stasera insieme a Marisa e tante amichette? Perché stiamo insieme, perché ci divertiamo. Sei carina in video. Ti diverte soprattutto? Perché stiamo insieme. Ne è valsa la pena. E allora io ringrazio veramente tutti. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Volete dire qualcosa? Come sa dire? Naturalmente ognuno tira l'acqua al proprio mulino, ci mancherebbe. Signori, loro erano una parte, intanto saluto Gianluca Mena, Sabatino Caldiere, sono in tanti, pensate oltre 11.000 visualizzazioni, qualcosa di incredibile. Auguriamo buon carnevale a tutti, indipendentemente dai rioni, dalle scuole di danza, buon carnevale a tutti quanti, a prescindere. È grande Marisa Orlando, grazie a voi. E allora noi andiamo avanti, eccoli qua. Stanno arrivando ancora altri amici. Allora, se ci avviciniamo, sì. Ecco qua. Buonasera. Sai che non ti avevo riconosciuto, ti giuro, Mi sono girato, poi ho capito. Buonasera a te. Allora, un saluto da parte di... Un graziamento particolare al Presidente del Carnevale e a tutta l'amministrazione comunale per il grande lavoro svolto. Il tuo rione. Rione Marzo. Rione Marzo. Sindaco venga qua, venga qua. Allora, viene dopo sindaco, non ho capito, non l'avevo visto. Allora, Rione Marzo, allora, ti dico subito che dalla diretta Facebook oltre 11.000 visualizzazioni, ecco qua, vedi, siamo rigorosamente in diretta, stanno arrivando da ogni parte, vieni qua. Innanzitutto ci descrivi la tipologia del vostro carro e soprattutto la tematica. Allora, abbiamo fatto quest'anno... Innanzitutto il tuo nome, per chi non lo sapesse. Ciao, piacere, sono Antonio Casillo, responsabile del New Group Rione Marzo e mi scuso per la voce.
Comunque quest'anno per il Carnevale 2019 abbiamo deciso di rappresentare la pedofilia. Abbiamo fatto un pagliaccio, sarebbe It, con un palloncino rosso che è l'attrazione per i bambini. Poi alla parte dietro del carro abbiamo rappresentato un bambino su un triciclo racchiuso in una gabbia d'oro, che il bambino è stato intrappolato in questa gabbia d'oro, però era talmente attratto da quest'oro che aveva intorno che non aveva ancora, era incosciente di capire che il pagliaccio era una... Allora scusa un attimo, ci scrivono da Stoccarda, baci da Stoccarda, da Vancouver e addirittura la cosa positiva da Birmingham, cittadini strianesi che si trovano, questo è molto bello. Certo, questa è una cosa bellissima per noi e per tutti. Quante persone hanno collaborato con voi? Allora diciamo che noi con molta difficoltà siamo stati in pochi veramente, però il lavoro è straordinario. Comunque c'è una mano da parte di tutti a prescindere. Poi avete messo anche delle novità attorno al carro. Questa è una cosa, diciamo. Sì. Non ho capito, mi puoi ripetere? Ho detto, hai messo delle novità attorno al carro come animazioni, hai coinvolto altre cose. Quest'anno abbiamo deciso di offrire popcorn a tutti i bambini, palloncini rossi per fare una cosa molto diversa. Allora, caro, ti strappo una promessa, mi porti dopo pure anche qualche tuo collaboratore o qualche tuo figurante del tuo carro? Va bene. Grazie a te. Grazie a te e grazie a tutti e buon carnevale. A dopo, ciao. Grazie caro, grazie. E allora? Si vuole sedere, che vuole fare? Mi dica, all'impiedi, vuole. Allora, sindaco, intanto saluti al sindaco Salvatore Caldiero. Le visualizzazioni oltre 11.000 fino ad ora. C'è tanta gente, sono venuti da Castellammare, Napoli, Capua, vengono qua, fanno i complimenti e dicono non ci aspettavamo tutto questo e questa cosa molto bella. Da dove partiamo? Da dove partiamo? Dalla felicità chiaramente, anche dal constatare che effettivamente questa manifestazione è una manifestazione che ancora una volta ha colpito nel segno, nel senso che richiamare su questo territorio astriano migliaia e migliaia di persone, fare in modo che questo carnevale, grazie a te e grazie anche all'emittente televisiva Caprevent, possa essere visto in tutte le case e addirittura possa diventare una manifestazione di livello internazionale, ci riempie di orgoglio e ci riempie anche di gioia. Sindaco, questo prego, diciamo, ci ripaga di tanto lavoro, anche di tante critiche. Questi sono momenti in cui uno, diciamo, sente la soddisfazione del lavoro messo in campo nel corso delle settimane passate, nel corso dei mesi passati, perché può apparire, diciamo, un semplice divertimento quello di stasera, ma alle spalle c'è un lavoro enorme, non solo da parte dei ragazzi, da parte dei carristi, da parte dell'associazione, ma da parte delle istituzioni e quindi anche da parte dell'amministrazione comunale, da parte dei nostri dirigenti, che io ringrazio tutti indistintamente, l'architetto Celentano, la dottoressa Antignano, la dottoressa De Rosa, l'architetto Tonia Crisci, la nostra segretaria comunale, l'architetto Celentano, l'ho detto per primo, che hanno contribuito ognuno per la loro parte a fare in modo che noi tutti qui stasera possiamo stare a divertirci. Voglio ringraziare chi chiaramente fa in modo che tutto si possa svolgere in modo tranquillo, pacifico, quindi le forze dell'ordine, la caserma dei carabinieri, il maresciallo Botta, tutti i suoi chiaramente uomini, i nostri vigili urbani, la protezione civile. Questo è un lavoro d'equipe, un lavoro, diciamo, complesso e complessivo, ma io voglio ringraziare innanzitutto Striano e i cittadini strianesi che ancora una volta hanno dimostrato la loro civiltà, hanno dimostrato la loro tolleranza,
hanno dimostrato con il loro impegno e con la loro passione che quando bisogna mettersi in gioco, sanno mettersi in gioco e sanno lavorare nell'interesse della comunità, della collettività e del nostro territorio. Anche loro stanno dando e hanno dato il loro contributo, insomma. Un po' di sacrificio loro lo stanno facendo e stanno subendo chiaramente anche delle difficoltà, così come voglio ringraziare gli abitanti di Via Sarno e del Parco Verde che stanno sopportando chiaramente questa invasione pacifica ma comunque rumorosa. Quindi li voglio ringraziare e nello stesso tempo voglio chiedergli scusa, insomma. Quindi io sono contento, sono felice di quello che stiamo assistendo e sono felice perché tutti quanti si stanno divertendo. Lei perché non si è mascherato? Ma io già sono mascherato di per sé. Già così sono una maschera, insomma. Io voglio approfittare anche del fatto che siamo in diretta per dire che questo carnevale oramai è una manifestazione, quello di Striano, di livello non solo regionale ma anche nazionale, grazie a te anche internazionale, che oltre al riconoscimento popolare dei cittadini, delle persone che stanno qui stasera ad onorarci, ha avuto anche il riconoscimento della regione Campania, che ha riconosciuto la validità culturale, sociale, artistica di questo carnevale, dando un contributo grazie di circa 25.000 euro, grazie ad un progetto valido che l'amministrazione comunale ha presentato alla regione. Questo riconoscimento ci riempie, ripeto, di gioia e anche di orgoglio, perché questo è il, diciamo, l'atto finale di 5 anni di lavoro che ha visto coinvolto il carnevale ma ha visto coinvolto anche le istituzioni. Io quando mi insediai 5 anni fa disse che non era possibile avere sul nostro territorio una miriade di sagre anche inutili come quella del pesce, come quella del pollo. Dovevamo puntare su poche manifestazioni che avessero un proprio radicamento sul territorio e il carnevale era uno di quelli, perché siamo alla 36esima edizione e la sagra del pomodoro è una di quelle, perché parliamo di un prodotto locale tipico delle nostre aree, delle nostre zone. E quindi abbiamo puntato tutto su queste due manifestazioni e i risultati ci hanno dato ragione, perché oggi sia il carnevale strianese sia la sagra del pomodoro rappresentano due manifestazioni che attirano sul nostro territorio migliaia e migliaia di persone e fanno sì che questo paesino di solo 8.000 abitanti venga riconosciuto a livello regionale e a livello nazionale. Quindi questa è una doppia soddisfazione che dimostra che noi abbiamo puntato, diciamo, ripeto, sulle giuste manifestazioni e che l'impegno che abbiamo profuso nel corso di questi anni è un impegno che ha avuto poi legittimamente ragione nel momento in cui noi vediamo che, così come ci stiamo divertendo stasera, ci divertiamo nella Sagra del Pomodoro, così come Striano è protagonista con la Sagra del Pomodoro, è protagonista con il Carnevale strianese. È Striano che è protagonista. Io penso però che dobbiamo non accontentarci di quello che siamo riusciti a mettere in piedi con questo carnevale, dobbiamo andare oltre, dobbiamo guardare oltre, dobbiamo fare in modo che questa manifestazione non sia una manifestazione, diciamo, di pochi giorni, grazie al lavoro di mesi dei nostri ragazzi. Dobbiamo fare in modo che questa manifestazione sia una manifestazione che venga ancora di più radicata sul territorio
e che veda i nostri ragazzi ricompensati anche del lavoro che fanno nel corso dei mesi. E quindi dobbiamo e abbiamo bisogno di una scuola per la cartapesta, dove si insegna ai ragazzi ad usare la cartapesta come i nostri ragazzi, i nostri artisti oramai hanno imparato a fare. Una scuola che funzioni nel corso di tutto l'anno, e per fare questo abbiamo bisogno di una sede opportuna, quindi di un luogo, diciamo, che possa accogliere non solo questa scuola ma anche la realizzazione dei carri. E anche a questo abbiamo pensato, perché io lunedì prossimo starò a Napoli, alla città metropolitana, dove cercheremo di portare a Striano un contributo di oltre 1 milione di euro che ci dovrà servire per riqualificare tutta l'area della cittadella del Carnevale. Se riusciamo ad ottenere questo finanziamento, io sono molto fiducioso, potremo riqualificare tutta l'area e potremo dare ai ragazzi, ai nostri carristi, ai nostri artisti un'area qualificata, un'area, diciamo, che possa rispondere a quelle che sono le esigenze di questi ragazzi, perché oramai questi ragazzi hanno raggiunto delle vette altissime nella realizzazione dei carri, che sono sì dei carri allegorici, ma come ho sempre detto sono delle vere e proprie opere d'arte, sono delle opere ingegneristiche di alta qualità. Fra l'altro queste opere richiamano l'attenzione su argomenti e su questioni sociali molto attuali, che vengono portate all'attenzione dell'opinione pubblica e anche dei nostri giovani, che non sempre sono attenti a queste tematiche, ma che attraverso la realizzazione di questi carri allegorici entrano nel vivo di queste tematiche e possano capire e possano meglio atteggiarsi nei confronti di certi fenomeni che sono da abortire, che sono chiaramente inqualificabili e che solo la risposta popolare, soprattutto dei giovani, può dare una soluzione a questi problemi, come l'omofobia, come il problema chiaramente dei ragazzi. E quindi viva i giovani, viva i nostri giovani, che oltre ad essere degli artisti sono anche delle persone che si interessano a quelle che sono le problematiche sociali. Allora sindaco, ora faccio una cosa io, lo faccio ora in modo tale che diventa tutto più semplice, e lo faccio davanti a tutti. Io ho tanti difetti nella vita, però personalmente ho una cosa che non conosco ed è la gratitudine. Come tutti sapranno, sta per avviarsi la fine del mandato Rendina, perché maggio è alle porte, a prescindere da quello che sarà il futuro che conosce il Padre Eterno. Ma parlo in senso lato, io davanti alle telecamere, davanti a tutti, la ringrazio pubblicamente per l'occasione che... No, lo faccio stasera! Per l'occasione che mi ha dato, perché dal punto di vista professionale lo dico davanti a tutti, perché altrimenti sarei un falso. Non ho mai avuto un paletto o questo o quello, e questo ha dato probabilmente quella spinta più emotiva che oggi conteggiavo. Dal giorno in cui sono arrivato in questa comunità, questa è la 28esima diretta fatta dalla città di Striano. Io la ringrazio sempre, a prescindere da quello che sarà, perché è stato un piacere e soprattutto gratitudine a lei. Voglio dire, io ci tengo in modo particolare, perché questo è un valore che io vorrei che non si disperdesse nei mesi che verranno, quello che le qualità delle persone e quindi il valore delle persone non vengono valutate in funzione dell'appartenenza politica o dell'appartenenza amministrativa. Io ho valorizzato
tutte le qualità presenti sul territorio, indipendentemente dall'appartenenza politica e indipendentemente se questo o quello sia stato meno un mio elettore. Questo ci tengo molto a precisarlo, perché la mia preoccupazione è che questa cosa che noi abbiamo, diciamo, raggiunto dopo tante difficoltà, non vorrei che si disperdesse e fosse persa nei mesi a venire. Voglio anche dire che io sono arrivato alla fine del mio mandato e mi sento con la coscienza a posto, con la coscienza pulita, conscio di aver fatto pienamente il mio dovere, di aver affrontato e di aver risolto molte problematiche presenti sul territorio, di aver affrontato quelle che erano le grosse questioni di questo paese, che verranno a compimento e che saranno fra poco risolte, come quello che riguarda il grande progetto Fiume Sarno, come quello che riguarda la questione delle fogne, degli allagamenti, del canale Conte Sarno, della stazione Vesuvio Est. Sono degli argomenti e delle, diciamo, situazioni, delle problematiche che arriveranno a compimento grazie all'impegno anche di questo sindaco e di questa amministrazione comunale. Abbiamo affrontato questioni importanti come il campo sportivo, la palestra della scuola media, la differenziata all'80%, non più roghi a Striano. Striano era uno dei paesi dove tutte le sere bisognava tappare le porte e le finestre perché c'era fumo dappertutto. Chissà perché sono 4 anni che non ci sono più roghi. Grazie a questa amministrazione e all'impegno di questa amministrazione. Quindi io sono contento di quello che ho fatto. Lascio consapevole e cosciente di aver fatto quello che dovevo fare, con la speranza che chiaramente chi verrà dopo di me saprà lavorare nel solco che noi abbiamo aperto, perché ci sono delle brave persone che hanno lavorato insieme a me e le voglio ricordare tutte, come Rosa Rega, come Elisa Boccia, come Enrico Gravetti, come Severino Rendina, come Concetta Cordella, persone in gamba, persone per bene, persone soprattutto oneste. È su queste persone che bisogna puntare, perché oggi io, da politico navigato quale sono, e me lo posso, dopo oltre 44 anni di politica attiva sul territorio, posso dire che ho imparato a conoscere le persone, e queste persone sono persone che si impegnano sul territorio non per interessi personali. Quindi guardatevi da chi pensa di impegnarsi per questo territorio e per questo paese e poi lo fa per quelli che sono semplicemente gli interessi personali. Quindi voglio approfittare di questa possibilità, di questa diretta, anche per lanciare un segnale e anche, se vogliamo, un testamento, quello che questo paese è un paese di persone per bene e deve rimanere un paese di persone da bene, dove la delinquenza, la camorra deve stare fuori, 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 fuori. Non portateci la camorra in casa, non vogliamo la camorra in casa. Quindi le persone per bene si facciano avanti e abbiano la voglia di amministrare questo paese. Io penso di aver dimostrato che si può fare politica e si può amministrare il paese rimanendo con la coscienza pulita e con le mani pulite. Si può fare politica rimanendo con le mani pulite. Quindi questo è il mio messaggio e questo, se volete e se vogliamo, è quello che mi auguro che possa continuare per Striano. Nel frattempo io dico viva Striano, viva il carnevale strianese. Grazie a te, che non avevi bisogno di ringraziarmi pubblicamente, perché io, quando stimo le persone, le stimo fino in fondo e le stimo, come dici tu spesso, a prescindere.
E allora sindaco, saluti da Stoccarda, grande sindaco, ti bacia, poi Giuliana Zanfardino, baci da Bologna, il suo carnevale stranese che come sempre è un carnevale al top, tanta gente da ogni questo parte. Questo è bello, arrivare a Bologna, a Stoccarda, Vancouver, dappertutto. Arrivare dappertutto e portare questo paesino all'attenzione, ripeto, nazionale e internazionale. Molti nostri compaesani che non possono vivere da vicino la bellezza di questo carnevale, attraverso te e attraverso Capri Event riescono a vivere questa manifestazione pur stando lontano da Striano. Questo era l'obiettivo per cui noi abbiamo voluto queste dirette, significa che anche questo obiettivo è stato raggiunto, quindi come vedi non dico il 95% ma quasi il 100% del nostro programma elettorale, fra cui anche questo, è stato raggiunto. Sindaco, l'unico obiettivo che non abbiamo raggiunto sta intorno a noi e io lo ammetto, sono queste benedette o maledette 100 abitazioni che hanno bisogno dei 10 milioni di euro che la comunità strianese certamente non ha. Però non avere 10 milioni di euro non significa svendere quest'area, non significa mettere quest'area nelle mani dello speculatore di turno. Quest'area deve rimanere di proprietà della comunità strianese. Io la ringrazio per ora, ripeto per chi non lo sapesse, stasera verso le 21:20 e 30, grande ospite qui al Carnevale Strianese, Biagio Izzo, quindi sarà un ulteriore momento di arricchimento. Anche questo è una, diciamo, un qualche cosa in più, il fatto che ci sia Biagio Izzo stasera è un valore aggiunto. Assolutamente sì. A questo carnevale, cioè vero, avere un ospite come Biagio Izzo che porta nel mondo la cultura e l'arte napoletana e stasera è qui a Striano e i ragazzi del carnevale sono riusciti a portare Biagio Izzo a Striano, significa che un ulteriore passo avanti è stato fatto nel corso di questi anni. Cinque anni di una cavalcata, diciamo, molto faticosa, ma se vogliamo anche molto soddisfacente. Io sono contento e soddisfatto, al di là delle dicerie, al di là delle cattiverie che sempre ci sono state e sempre ci saranno, io sono contento di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo realizzato e di quanto questa comunità è riuscita a fare nel corso di questi anni. Sindaco, io la ringrazio, buon proseguimento di carnevale, come vedete continua lo spettacolo qui. A proposito, saluto Roby Donnarumma da Castellammaro, Ferdinando Ares, Nanduccio praticamente. Caro Carmine, a questo punto mi posso pure muovere, dico bene, l'importante è che resto qua, giusto? E allora, è iniziato un altro momento di spettacolo, come vedete c'è lo spettacolo alle mie spalle, ci sono qui. Buonasera, ho riconosciuto questa bambola, ecco qua, sì, ma ho riconosciuto prima lei. E allora, saluto Salvatore Caldiero, allora, posso dire anche il nome all'anagrafe? Lei è Maria, amica di tutti, d'altronde è una persona gioviale, molto socievole. Come vi siete praticamente organizzate? Minions. Lo dovevi dire tu, naturalmente. Bambola, vieni qua. Tu come ti sei mascherata? Di Minnie. Qual è la tua mascherina? Di Minnie. Ah, bene, Minnie. E allora, noi andiamo avanti. Maria, ti stai divertendo? Certamente, sempre. Grande carnevale, tanta gente, grande successo. Grandissimo, grandissimo, grandissimo. Invito tutti a venirci a trovare. Come vedete è un fiume in piena. Grazie, buon proseguimento a Maria e alle sue amiche, buon proseguimento a voi. E allora, come vedete, ecco qua, questo, come vedete, quello che è importante è che la gente continua a divertirsi, ci sono tante maschere naturalmente. Buonasera di nuovo. Lui naturalmente, ecco qua, questo è uno degli ospiti, assolutamente uno dei tanti che è venuto qui al carnevale strianese. Vedete, Carmine, mi posso muovere Carmine? Ok, allora chiedo scusa, lei come si è mascherato? Da cittadino normale. Cittadino normale, questa è bella. Lei invece come si è mascherata?
Rosarega. Da Rosarega, voglio da dire. Stessa. Da me stessa, questo è importante. Chiedo scusa, lei sa. Allora, ha già praticamente consumato o sta in una fase ancora di consumo? Mi hanno offerto una birra e io ho accettato volentieri. Birra artigianale, scrupolosamente made in Striano. Made in Striano. Allora, venga qua gentilmente. L'ho fatto già prima, lo rifaccio. Le visualizzazioni sono circa 13.000. Qui è matematica. Stoccarda, Vancouver, Bologna, Zurigo, Dortmund, dall'Australia. Praticamente da ogni parte ci stanno scrivendo. Gente che è arrivata qua, Castellammare, Napoli, Capua, dicevano siamo venuti perché invitati, non ci aspettavamo tutto questo, è sicuramente questo un motivo di vanto e soprattutto complimenti a chi ha messo in essere tutto questo. Beh, che dire, spero che ci siano anche gli amici del Piemonte, che ho tanti amici in Piemonte che ci stanno seguendo e anche mia sorella e mio cognato che stanno nel Veneto. Ecco, siamo in diretta, ecco, all'assessore, tutto, quindi voglio dire tutto live, tutto live. Beh, che dire, i ringraziamenti sono doverosi, i ringraziamenti... Avviciniamoci un po' verso la... praticamente, ecco qua, ecco, ci fa cenno Carmine Bosso, va bene, qua, allora, dicevamo, i ringraziamenti... I ringraziamenti vanno sicuramente ai ragazzi, ai maestri costruttori di questo carnevale, perché le opere d'arte di quest'anno sono di gran lunga superiore a quelli degli anni passati e penso che siamo arrivati a un livello veramente alto, alto, non solo della regione Campania ma di tutta Italia. Io penso che l'affluenza delle persone che c'è questa sera, anche di sabato e domenica, è qualcosa di eccezionale. Il paese ha risposto, i paesi vicinori hanno risposto, c'era tanta aspettativa. Questa sera ci sarà comunque un comico di fama internazionale, è un altro tassello che va aggiunto a questa manifestazione. I ringraziamenti vanno a loro, vanno ai presidenti dei carnevali, sia quelli passati che quello attuale, Nando Prospero, a cui se devo fare un ringraziamento personale come persona, è una persona tenace, umile, che si mette a disposizione di tutti. E veramente si è caricato sulle spalle lui insieme al suo staff una manifestazione veramente gigantesca. E poi i ringraziamenti nostri come amministrazione vanno ai tecnici del comune, alle forze dell'ordine, alla polizia locale, ai dirigenti degli uffici tecnici Celentano e Crisci. Tutto è stato fatto veramente in un modo perfetto. La new entry, la nostra dirigente Antignani, che ha messo insieme un poco tutti i pezzi di questo carnevale. Io penso che sia veramente arrivato una manifestazione perfetta, perché c'è un'organizzazione perfetta e la macchina amministrativa ha risposto in un modo eccezionale, quindi un ringraziamento va a tutti veramente. Allora Rosarega, allora diciamolo tranquillamente, è andata come doveva, probabilmente si è andato anche oltre nel senso positivo della cosa, e questo dopo tanti mesi di sacrifici e soprattutto voglio dire di tante ansie ripaga un po' il tutto. Sì, sì, sicuramente ripaga un po' in tutto, sono stati mesi veramente complicati, non difficili ma veramente complicati, perché quest'anno rispetto agli altri anni abbiamo avuto un finanziamento dalla regione di circa 25.000 euro, e noi inaspettatamente non sapevamo che dovevamo seguire una prassi molto molto complicata, però questo grazie, come diceva prima l'assessore, ai nostri dirigenti è andato tutto liscio come l'olio. Quindi volevo fare un ringraziamento speciale e particolare alla nostra dirigente, alla dottoressa Maria Antignani, che veramente ha fatto tanti sacrifici, non solo lei, insieme anche all'architetto Celentano e anche insieme a noi assessori, perché come dicevo è stato molto complicato quest'anno, però alla fine dopo tanto lavoro, come dire, ne è valsa la pena, perché tutto quello che hanno realizzato i ragazzi sono veramente delle vere e proprie opere d'arte, perché grazie a loro che questo carnevale ogni anno è diventato sempre più importante. Proprio quest'anno è arrivato veramente proprio quest'anno i ragazzi, come dire, si sono superati, perché grazie alla loro passione, alla loro voglia, hanno,
hanno veramente creato delle vere e proprie opere d'arte, hanno toccato dei temi importanti come la pedofilia e tanti altri temi. Quindi volevo fare veramente un grazie speciale ai nostri carristi che si sono superati, come dicevo prima, e un grazie va anche al presidente del Carnevale, che comunque anche lui ha tante responsabilità, ma va anche a tutti i presidenti che si sono succeduti in questi anni, perché questa è la 36esima edizione e siamo arrivati, come dicevo prima, a uno dei carnevali anche molto più importanti a livello regionale, e questo grazie anche a tutta la macchina che c'è dietro a questa enorme manifestazione. E allora, intanto 52 condivisioni, praticamente ci arrivano le slide un po' dappertutto, e che significa che gli ascolti continuano. Vi pongo l'ultima domanda e poi vi lascio. La maschera preferita? In generale. La maschera preferita? No, questa sera non ti dico la maschera preferita, ti dico la maschera che odio, che Striano purtroppo la indossano in tanti, la maschera della falsità. Striano è piena di maschere della falsità. Scusa lo sfogo, ma penso che oggi da parte mia sia doveroso. Io vedo tanta falsità intorno, persone che fingono di stare vicini alla cosa comune, alla cosa pubblica, ma in realtà sono pronti per i propri interessi ad arrivare a qualsiasi tipo di sotterfugio. Allora io dico una cosa: si può fare politica, si può fare sociale, ognuno di noi ha una storia personale. La mia parte da carrista, io ho fatto il carnevale per 10 anni con gli amici del Rione Marzo. Dopo il carnevale ho fatto altri 6 anni di prologo, dopo la prologo ho iniziato a fare la politica. Io non rinnego quello che ho fatto, non rinnego quello che sono, non rinnego le mie appartenenze, però sono sempre chiaro e coerente nelle scelte e nella vita quotidiana. E ti dico una cosa, io non ho maschere preferite, tutte le maschere di carnevale sono ben accette, sono le maschere della quotidianità che danno fastidio. E penso che quest'anno sia arrivato il momento che qualcuno si tolga la maschera della falsità e si prenda le proprie responsabilità. Con questo chiudo. Più che a carnevale ogni scherzo vale, a carnevale ogni sfogo vale. Ogni sfogo vale, è uno sfogo che è dettato anche dal momento che stiamo vivendo. Non so se ci sarò alla prossima competizione elettorale, ma se decido di starci, ci starò sicuramente con i miei pensieri, i miei ideali. È come uomo libero, perché io penso di essere un uomo libero nelle scelte e nelle decisioni della mia vita. Non ho mai avuto padroni e non ne avrò mai. Un unico padrone esiste, è il Signore che sta in cielo. E lassù qualcuno ci ama. Sempre. E allora, dopo lo sfogo, diciamo, a carnevale ogni sfogo vale, la maschera preferita invece di Rosa Riga? Beh, una maschera preferita in particolare non ce l'ho, però, come dire, preferiamo tutte le maschere, perché comunque ognuna ha una sua storia, ha una sua importanza per il nostro carnevale. E come diceva prima l'assessore, ci sono tante maschere, purtroppo, che ognuno si nasconde dietro alle maschere, per ipocrisia, per tante cose, però l'importante è essere sempre, come diceva Ulrico, liberi, essere senza retropensieri, avere la mente libera da tutto, quindi questa è la maschera più bella. È la maschera più bella dell'assessore Rosa Riga. Un ringraziamento a te, perché in questi anni che ci sei stato vicino, penso di dire la parola come amico, ci hai supportato, sopportato in tutte le nostre cose, e penso che hai dato anche la giusta visibilità a questo nostro paese, che noi comunque amiamo incondizionatamente, a prescindere di chi lo amministra o chi non lo amministra. Noi amiamo Striano e tutto quello che facciamo lo facciamo per i nostri figli, per i nostri genitori, per le nostre famiglie. Per il resto, tutto il resto è aria fritta veramente. Direbbe un grande, tutto il resto è noia, voglio dire. E allora io ringrazio Ulrico Gravetti e naturalmente Rosa Riga, l'assessore alle politiche sociali, e alle mie spalle c'è il grande muro. Allora grazie a voi. Allora Nando, grazie a voi, continuiamo questa carrellata. Vieni qua. Nando, mi consenti un attimo. Allora, buonasera a te. Buonasera caro, buonasera. Allora, per chi non lo sapesse, ti presenti naturalmente come nome e quant'altro, e poi rione di appartenenza. Prego. Va bene.
Rione Arco, sono il responsabile Carmine Muro. Quest'anno il nostro Rione ha deciso di rappresentare in maniera allegorica, naturalmente, un po' la situazione della nostra Italia, in maniera sempre allegorica. È quasi un'impresa, voglio dire. Sì, 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 sì. I personaggi principali che abbiamo rappresentato in questa nostra opera di cartapesta sono... Davanti c'è un diavolo, diciamo, un demone che rappresenta il marcio della nostra società. Poi abbiamo rappresentato la Fenice, che è un animale mitologico, è pitturata come se fosse l'Italia, che narra che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, e quindi si spera che l'Italia risorga dalle proprie ceneri. E dietro abbiamo rappresentato il burattinaio, che manovra i fili della politica. Chi è questo burattinaio? Un burattinaio ci deve essere sempre, capo. Sei un grande. Allora, io ti ringrazio naturalmente. Se poi riesci a portare pure qualcuno del tuo Rione, certo, pure dei figuranti, mi fa piacere. Certamente. E allora, grazie. Ciao, a te, caro. E allora, al nostro fianco il presidente del Carnevale Stranese, Nando Prospero Ferrara. Innanzitutto buonasera, Nando. Buonasera a te, Nello, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E prima di iniziare a parlare vorrei fare un ringraziamento subito a te, Nello Dirna, a Capri Event e a Pasquale Turco, che grazie ai vostri sacrifici che fate da anni oramai avete dato una risonanza importantissima a questo Carnevale Strianese. Allora, Nando, con te naturalmente facciamo una... Intanto le condivisioni sono 50 condivisioni soltanto del link praticamente della diretta Facebook mondiale che sta... Buonasera. Diciamo che stanno scrivendo da ogni parte: Vancouver, Stoccarda, Zurigo, oltre a tutti i paesi del nord, Bologna, Torino, dove stanno tanti amici, appunto tanti concittadini di Striano. Nando, allora, ad ora com'è andata? Fino ad ora naturalmente mancano ancora diverse ore con il botto finale, e poi naturalmente ci sarà ancora un'altra sera. Sì, no, fino ad ora è andata veramente veramente bene, perché abbiamo staccati molto più biglietti rispetto all'anno scorso. L'ultima conta che abbiamo fatto eravamo all'incirca ai 4-5 mila biglietti, e quindi adesso non so ancora, perché per oggi non ho ancora fatto il giro. Però ci aspettiamo una grande affluenza, infatti noi si vedono fiumi di persone che camminano per il circuito, e quindi penso che sia un risultato positivo. Senti, Nando, 5 rioni che hanno dato tanto, aggregazione, ma soprattutto opere straordinariamente belle, è inutile aggiungerlo, un lavoro che parte da lontano, con tanti ragazzi che hanno fatto notte illimitate, soprattutto e principalmente da mettere in evidenza che... cosa fondamentale è che si è andato oltre anche sotto l'aspetto emotivo, perché hanno dato proprio tutto quello che potevano. Sì, sì, hanno dato tantissimo, infatti stasera farò un discorso di ringraziamenti un attimino un po' particolare, perché comunque praticamente quest'anno con questo si chiude un ciclo di 3 anni col quale faccio da quando faccio il presidente, e dove siamo riusciti ad ottenere grandi risultati, ma il risultato più grande che io mi vanto di aver ottenuto insieme ai ragazzi è quello di aver ristabilito un'area molto... Scusami Nando, scusa, se li fai spostare perché si muove la telecamera, andiamo in difficoltà, se li fai scendere, grazie, prego Nando. Il risultato di cui mi vanto di più insieme ai ragazzi è quello di aver ristabilito un'area molto molto democratica all'interno dell'associazione, perché adesso siamo arrivati veramente per fare un carnevale così grande c'è bisogno di molta collaborazione, e del discorso che uno vale uno, quindi le proposte possono venire da chiunque, e tutte le proposte devono essere vagliate e analizzate. Senti Nando, quante persone complessivamente tra la gente di Striano e i 4.000-5.000 praticamente che a questo punto possiamo dire tranquillamente, secondo te, sono girati in questi giorni? Ma io penso senza esagerare possiamo dire cifre che possono andare dai 10.000 alle 12.000 presenze fino a questo momento.
ripeto, alle 20.30 Biagio Izzo, personaggio di spessore nazionale ed internazionale, e poi sabato prossimo epilogo finale. Ecco, spieghiamo come sarà la serata di sabato prossimo. Sì, sabato prossimo faremo una serata che sarà una serata dedicata completamente ai carri. Praticamente metteremo i carri all'interno del circuito largo, che è quello là che passa per via Sarno, e quindi faremo anche un circuito cittadino, molto più cittadino, e avremo una serata dedicata completamente ai carri. Quindi ci sarà la sfilata dei carri e i ragazzi suoneranno dai carri, non ci sarà palco, è un divertimento totale per chi viene, perché il nostro carnevale è un carnevale molto particolare, perché non è il carnevale al quale una persona viene e viene a fare da spettatore, ma è un carnevale partecipato. Noi non mettiamo transenne, non mettiamo nulla, le persone possono avvicinarsi ai carri, possono ballare, possono divertirsi, ed è il carnevale che piace a noi, e poi la nostra storia è sempre stata così. Diciamo che è una serata free, libera. Sì, una serata free, libera, che praticamente l'associazione ha deciso di fare il subito dopo, la settimana successiva al carnevale. Sando, vuoi aggiungere qualche altra cosa? No, ti ripeto, voglio veramente ringraziare ancora Pasquale Turco, l'editore di Capri Event, voglio ancora ringraziare te nell'odierna per tutto quello che hai fatto in questi anni per il carnevale strianese. È vero che si conclude un ciclo, ma io non ho detto che abbandono il carnevale, perché il carnevale ce l'ho nel sangue, è quella la differenza tra me e qualcun altro. Io il carnevale lo faccio da quando avevo 5 anni, ho iniziato a fare balletti e a prescindere dal ruolo che Andrea Enrico a prescindere da loro, io per il carnevale ci sarò sempre, sempre. Grazie a Nando Prospero Ferrara, presidente del carnevale, nonché di questa 36esima edizione del carnevale italiano. Ma la serata è ancora lunga. E poi stasera si deciderà chi vince, sì, per l'epilogo conclusivo. Col sistema nuovo di valutazione che abbiamo fatto quest'anno, che chiunque lo sente, conoscendo i ragazzi come erano prima, pensa che sia un attimino rischio, però io penso che i ragazzi sono cresciuti tantissimo e sono arrivati ad un punto al quale riescono a fare delle scelte concrete. Infatti faranno un'autovalutazione dei carri, si sceglieranno tra di loro chi è il vincitore del carnevale strianese 2019. Però a prescindere da tutto, quest'anno ha rivinto di nuovo il carnevale strianese. Grazie a Nando Prospero Ferrara. Grazie Nando. Naturalmente noi andiamo avanti per questa situazione, per questa serata, siamo rigorosamente in diretta. Ecco qua. Allora Gennaro, vieni qua. Ecco qua. Buonasera Gennaro. E allora, ora faccio una cosa, prendo lo sgabello perché comincio a stancarmi un pochettino, mi siedo. E allora, Gennaro rega in rappresentanza di quale rione? Rione Troccole. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Comincia a spiegarci un po' di nuovo quello che è la tematica del vostro. Allora, il Rione Troccole presenta la rabbia di Icaro. Praticamente riprendiamo il mito di Icaro, che è una mitologia greca, e per rappresentare appunto l'arroganza dell'uomo. Un uomo che oggi appunto non si accontenta di ciò che ha, e quindi a questo punto è sempre alla ricerca di qualcosa, della felicità, anche se comunque ha raggiunto un qualcosa di positivo, è sempre alla ricerca di una felicità. E, appunto, il mito di Icaro, che a questo punto Icaro, che con le ali di cera si avvicina con il suo volo al sole, e queste ali di cera vengono a mancare e quindi decolla. È proprio questa la nostra metafora e la nostra rappresentazione del carro allegorico. Un uomo arrogante che appunto non si accontenta di quello che ha, e è sempre alla ricerca di una felicità eterna che poi non arriva. Saluto intanto, scusami, interrompo in modo che non mi distraggo. Saluto Andrea Cordella, Aniello Alfano, Mardek Molbarak, prego. Questo è il senso. Quante persone carro hanno collaborato attorno al vostro progetto? Allora, attorno al nostro carro ci sono circa 25 costruttori, poi inoltre abbiamo circa 70-80 coreografi, quindi nel totale superiamo le 100 persone solo per quanto riguarda il Rione Troccole. Devo dire la verità, il nostro carnevale ogni anno è sempre più partecipato, ci sono sempre più adesioni.
Quindi quello che ci resta da fare è continuare a costruire queste opere mastodontiche, perché io sto notando che il carnevale stranese è sempre in un continuo miglioramento anno per anno. E colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che sono qui questa sera, perché ci hanno onorato della loro presenza, e quindi è molto importante questo per noi carristi, perché è un incentivo per continuare questa manifestazione. Noi carristi ci abbiamo sempre creduto nel carnevale stranese, e crediamo nel carnevale come sviluppo del territorio, come volano di questo territorio che è striano. E, diciamo che siamo migliorati molto con i carri allegorici, ora bisogna migliorare un po' la struttura. Come logistica? Sì, un po' la logistica, bisognerebbe riammodernare un po' la cittadella del carnevale, perché con questi carri allegorici così grandi c'è un po' stretta. E di no, nuovo, vedi, ti lo faccio leggere da te. Sì. Mi leggi l'ultimo messaggio per cortesia? Saluti dall'Argentina. L'hai letto stesso tu, sì. Maria Alessandro Genoni Siena dall'Argentina. È veramente una cosa bellissima, ormai non siamo più nazionali ma siamo internazionali, grazie a te Nello Dierna con Capri Event per essere qui ancora una volta. Anche l'anno scorso c'è stato un grande successo con la tua TV. Tante persone che non possono essere qui possono seguirci grazie alla tua diretta. Grazie di cuore. Diciamo un'altra cosa, mi fai un assist per dire un'altra cosa ancora. Soprattutto chi ha vissuto per tanti anni il carnevale e ora ci sta guardando dall'assù. Sì. Che dire, è la vita purtroppo. Io ho perso due persone care che credevano che molto. Vivevano il carnevale. Sì. Due persone care, mio zio Tullio e mio zio Gerardo, che sono sempre stati attivi alla vita politica e alla vita sociale di questo paese. Io da nipote non posso fare altro che seguire le loro orme. Faccio di tutto per dare il mio contributo a questo paese, che nonostante tutte le difficoltà amo. Noi non ci resta che appunto continuare con questa manifestazione che sta riscuotendo molto successo. Speriamo che insieme a noi ci creda tutta la cittadinanza, ma anche e soprattutto l'amministrazione comunale, perché abbiamo bisogno sempre del loro supporto. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Aristide Rendi nell'amministrazione comunale, il presidente del Carnevale Stranese Nando Prospero e tutto il suo direttivo. È stato un lavoro molto duro, però possiamo dire che ce la stiamo facendo, perché stiamo crescendo in termini di consensi e addirittura quest'anno abbiamo avuto anche un contributo a livello regionale, quindi questa è una bellissima cosa per noi. Non per l'aspetto economico, ma anche per il riconoscimento che la regione ha avuto nei nostri confronti. E quindi, che dire, dobbiamo seguire queste orme, dobbiamo continuare. Allora, noi nel frattempo arrivano altri messaggi. Saluto Vittorio Molisse, soprattutto saluto Carmine Bosso, che ci sta seguendo naturalmente dall'altra parte. Sono veramente tanti. Allora, se dovessi racchiudere con un aggettivo il tutto? Fantastico, carnevale stranese fantastico. Grazie a te e buon proseguimento. Grazie, come buona sempre serata. Sei impeccabile, grazie. Grazie, buona serata a tutti. Siete ancora in tempo per venire al carnevale stranese. Ci aspetta Biagio Izzo. Grazie a Gennaro Rega, come sempre impeccabile, per la sua collaborazione. E allora, noi andiamo avanti, mi allontano un attimo. Cerco una persona, la vado a prendere direttamente, eccolo qua, questo lo vado a prendere io, non lo aspetto. Signori, per chi non lo sapesse, lui è il grande, soprattutto l'uomo dalle mille idee, l'uomo che si fa un culo così, l'uomo che non si ferma mai, l'uomo che non... No, questo lo decido io, l'uomo che va sempre oltre, è con un altro grande uomo, suo figlio, un altro ancora sta con la mamma. E un altro ancora sta arrivando. Buonasera Paolo Pereduce. Buonasera a tutti, buonasera a te Nello. Allora Paolo, quest'anno diciamo che il tuo carnevale è un carnevale diverso, ti stai divertendo con tuo figlio, nel senso che stai tranquillo, bello,
sereno e sciolto. Le tue sensazioni? Le mie sensazioni, niente, è un bel carnevale, come sempre stiamo. E come ti sei anche molto telegenico, ecco sì, qua. Sì, sono bellissimo. non si smentisce mai, è sempre un bel carnevale, devono continuare così. E bravi ragazzi che ci mettono tutto il cuore per fare quello che fanno. Bravo a tutti quanti veramente. Paolo, stanno arrivando messaggi da ogni parte. Prima l'ho fatto leggere a Gennaro Riga in diretta, lo faccio leggere anche a te, questo è uno dei tanti. Saluti addirittura dall'Argentina, ma veramente da ogni parte del mondo, d'Italia. E questa è la cosa molto bella, poi perché i social e quant'altro con gli streaming vanno veramente oltre. Innanzitutto partiamo con te, mi posso divertire perché tu sei un uomo molto mediatico. Tu, diciamo, sei riuscito a catalizzare l'attenzione sulla tua attività alla grande perché metti idee su idee. Ma la domanda che ti pongo, la tua maschera preferita? La mia maschera preferita? Ma qua nel carnevale? In generale, no, in generale, la maschera che da piccolo ti piaceva, ti intrigava, ti affascinava. Ecco. Arlecchino, è sempre Arlecchino. Tu come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, la tua maschera preferita invece? Non saprei. E questa è una bella risposta. Intanto vogliamo salutare il tuo fratellino? Sì. Come si chiama? Gennaro. Gennaro, saluto la signora Enza, saluto chi è in arrivo sul binario della famiglia Beneduce e quindi Paolo. Un saluto a tutti. Anche stasera tantissima gente comunque. Sì, sì, bello così, è bello vedere tanta gente anche da fuori, soprattutto da fuori. E forza Striano. Grazie a Paolo Beneduce, un numero uno in assoluto per tantissimi motivi e soprattutto tante qualità. A Napoli si direbbe te ne palla. Bravo Paolo. E allora saluto naturalmente anche il suo uomo, il suo amico. Noi andiamo avanti. Intanto quello che vedete, siamo ricordati. Carmine Bosso si sta divertendo alla grande, questo è importante. Vedete le maschere che arrivano in sequenza, si divertono, ballano. E soprattutto e principalmente non si stancano mai, perché poi è una cosa molto bella, perché carnevale è a prescindere, soprattutto e principalmente il carnevale è per tutti. C'è l'amico che mi tocca il ciuffo, questa è una cosa importante. E allora noi continuiamo a raccontare. Rosario Iacomino sta seguendo in diretta, si balla in tutti i modi. E principalmente, come dire, volano baci anche oltre quello che è, diciamo, è la sensazione, diciamo che vedete, ecco qua, ti faccio vedere anche te in diretta, siamo rigorosamente in diretta, vedete ragazzi, questo qua, ripeto, siamo in diretta dal carnevale strianese e come vedete diamo possibilità a tutti e soprattutto di divertirsi. Saluto il nostro amico, cerchiamo di coinvolgere un po' tutti quelli che stanno seguendo il carnevale, un carnevale sicuramente. Lei si sta divertendo? Abbastanza. Stanno arrivando da ogni parte, da ogni parte. Diciamo che poi arrivano messaggi da ogni parte del mondo tramite Facebook, perché stanno seguendo la diretta. Cittadini stranesi dall'Argentina, da Bologna, da Vancouver, da Torino, da Stoccarda, da Zurigo, e quelli che arrivano qua sorpresi di una grande organizzazione. E questo sicuramente è una cosa positiva. È bellissimo. La sua maschera che le è sempre piaciuta nella vita qual è stata? Sono tutte quante belle. Una in particolare, Pulcinella, Arlecchino, chi? Tutti quanti sono belle. Io ringrazio Emilio Robustelli, grazie anche a lui per la fattiva collaborazione. Ma Guglielmo Frizzi, vieni qua. Sentivo un alunno. No, la signora è scomparsa, si è volatizzata. No, è volata proprio. Signori, lui e Aldo Francesco. Ciao. Ciao caro. Sono Carlo. Come ti sei mascherato? Com'è la tua maschera? Indiano. Come? Indiano. Indiano, ha detto indiano, l'ha detto. Che indiano è? Che indiano sei? Indiano sei. Indiano. E che indiano? Raggio di sole. Raggio di sole, bravo. E allora, vieni qua Guglielmo. Allora, Guglielmo Frizzi, amico e persona stimata dal sottoscritto e non solo, se ci avviciniamo un attimino anche con Aldo Francesco,
Allora, possiamo dire tranquillamente, Guglielmo, stanno arrivando messaggi da ogni parte, vedi, ecco qua, sei in diretta e quindi sarò ripetitivo, lo ripeto fino alla nausea, lo sto dicendo più volte, ma lo dico perché è una testimonianza importante, dall'Argentina, da Vancouver, Stoccarda, Bologna, da ogni parte, ecco qua. Perché la gente sta seguendo questo carnevale in diretta, è entusiasta, chi è arrivato qua sul posto non chiude bocca se non prima di aver detto non ci aspettavamo tutto questo. Complimenti ai Cinque Rioni, Striano e anche questo bellissimo, come ogni anno dimostrano sempre di superarsi questi ragazzi. E questo, se mi permetti, già abbiamo parlato l'anno scorso di questa cosa, da quell'input per cercare di dare sempre di più. Tipo se ti guardo intorno, noi ne parlammo l'anno scorso, ci sarebbe l'opportunità di creare più spazio qua battendo questi cosi, sarebbe proprio la situazione idilliaca, diciamo che sarebbe il spazio, top e la ciliegina sulla torta. Secondo me manco Viareggio più ci starebbe, potrebbe competere. Guglielmo, la tua maschera no puoi dire pure a Cesaccia, ci capiscono comunque. Ascolta Guglielmo, la tua maschera preferita nella vita? Vabbè, Pulcinella, perché è napoletano, ed è il simbolo del popolo che lotta, quindi Pulcinella in assoluto. Intanto vedo tua moglie, vedi, è lontana, non si avvicina, è di una costanza incredibile. Ha aumentato la distanza rispetto all'anno. Ora, prima era legale, ora praticamente diventa siderale. Grazie a Guglielmo Frizzi, ciao Aldo Francesco. Ciao. No, basta. Ha ragione, si vuol divertire. E allora abbiamo ascoltato anche quello che... Ciao Ivan, siamo in diretta, sì. E allora noi continuiamo questa bella chiacchierata, soprattutto stiamo cercando di coinvolgere un po' tutte quelle che è la gente. Beh, la cosa bella è che Carmine Bosso, oltre a lavorare su questo, è uno che ha le palle, si diverte pure, sta sorridendo come un pazzo. Gerardo Ducci, questo è Birichino, mentre Mohamed è diventato direttore artistico della serata, guarda soltanto e sta scrutando quello. Caro Gerardo, come vedi, le vie, vedi, lui sta dicendo, mi dice, sto organizzando tutto io. Come vedi, caro Gerardo, le vie del Signore sono infinite, sono infinite. Cerco di coinvolgere una persona che non si vuole avvicinare, ma ci riuscirò prima che si conclude questa lunga diretta. E allora vedo anche Mister Ciccio De Vivo dall'altro. Mister Ciccio, si può avvicinare un attimino? Venga qua Mister Ciccio. Mister Ciccio De Vivo, eccolo qua. Carmine, vedi, la gente vuole essere coinvolta perché poi vuole dire la propria. Ecco Mister Ciccio De Vivo, buonasera Ciccio. Buonasera a te Nello. Allora, grazie per aver accettato il mio invito, è quasi uno scoop, non è da tutti. E allora facciamo un attimino il punto. Innanzitutto, ti stai divertendo? Sì, moltissimo. Proprio fa, ne parlavo con il vice sindaco, è una bellissima manifestazione. Complimenti a tutti e soprattutto a questi ragazzi che fanno enormi sacrifici per farci vedere il carnevale. Ma poi sono delle opere importanti e opere bellissime sono queste. Sì, ma per Striano, per il paese, per il sociale. Vedi, questa è la scena che ti vengo incontro e ti vengo a prendere. Grazie. I carristi, tra l'altro giovanissimi, delle opere straordinariamente belle, la gente sta scrivendo da ogni parte del mondo grazie alla nostra diretta Facebook, ti ripeto, da ogni parte del mondo, dall'Argentina, da ogni parte in assoluto, da ogni parte dell'Italia. E poi la gente che è qui presente stasera, sconvolti, sorpresi, stupefatti da queste opere che non hanno bisogno di aggettivi ma soltanto di applausi. Sicuramente. Saluto Salvatore Cordella, sono veramente tanti che... Dicevo, vedo tantissima gente di fuori che è venuta a vedere il carnevale a Strano, quindi questo ci fa pensare che sono fatte delle cose positive, sicuramente. Complimenti di nuovo ai ragazzi che hanno fatto dell'opera d'arte stupenda. Si sono superati quest'anno. Ciccio, calcisticamente parlando, che poi è anche la tua passione, è scelta di vita oltre al tuo lavoro che è un altro, a che tipologia di gioco potremmo rapportare questo carnevale? A che tipo di schema? A me piace tantissimo Guardiola, quindi penso al 4-3-3 di Guardiola. 4-3-3 di Guardiola, e questa è una cosa molto importante. Tu come ti chiami? Michele. Michele è il fratello
del forte, fortissimo Silvestro, portiere dodicenne, che ieri si è giocato una partita. Apriamo anche queste parentesi, mettiamo in evidenza, calcio a 5. Una squadra blasonata, importante, forte come Napoli, arriva Striano contro la squadra creata quest'anno con un ottimo allenatore come Nino Suarato e viene sconfitta. E io feci una battuta, anche i ricchi piangono. Però vedi un portiere dodicenne, che poi era Silvestro, che veramente fece qualcosa di incredibile. Diciamo che rapportandolo al Carnevale sembrava quasi l'uomo gomma perché era imbattibile. L'uomo ragno si portava una volta. L'uomo gomma perché lui era dappertutto. Oh, complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bellissima partita, complimenti all'allenatore che sta facendo un lavoro straordinario, ma lavoriamo per queste soddisfazioni, sicuramente la scuola calcio Striano. Per concludere, la tua maschera preferita nella vita? No, io purtroppo maschere non ne ho. No, qual è la maschera che ti piaceva da sempre? Penso che sia Arlecchino, perché è felice. Grazie a mister Ciccio De Vivo e grazie al suo giovanotto, abbiamo ascoltato anche la voce viva di mister Ciccio, grazie, buon proseguimento. Come vedete stiamo coinvolgendo veramente tutti e tanti e questa è una cosa molto importante. Continuo a condividere il nostro link, sono veramente tanti. Devo dire che queste condivisioni ci sono grazie a Mohamed, perché c'è lui e la gente condivide il tutto. Senza di lui non si potrebbe assolutamente nulla. Andiamo avanti con la nostra chiacchierata con i nostri tanti amici che ci stanno seguendo e noi, come vedete, siamo in diretta. Comincia a, sono le 20:03 minuti primi al digitale di Capri Event. Questa è la diretta del Carnevale Strianese, presente questa sera in diretta con le telecamere di Capri Event e lo streaming mondiale. Siamo in ogni parte del mondo e questa è una cosa da mettere in evidenza sotto tutti i punti di vista. Gli ascolti sono veramente tanti, non abbiamo vergogna nel dire che siamo entusiasti. Giuseppe Caso, saluti e complimenti. Peppe Caso, allestimenti, lo saluto. Rachele Robustelli, un bacione a te. Sì, il grande Milli in esclusiva ai microfoni di Capri Event. Intanto lo speaker del Carnevale Strianese ringrazia l'ultimo artista che si è esibito e devo dire che continua questa nostra carrellata con il nostro sgabello. C'è una zona fast food, c'è veramente tutto dall'altro lato e soprattutto e principalmente devo dire che tutti hanno lo sguardo entusiasta. Intanto stavo cercando di capire se Mohamed stava mangiando oppure no. Sì, c'è una cosa... È incredibile, questo è incredibile, questo è lui. Noi andiamo avanti. Intanto saluti anche sì, Francesco Robustelli, grande anello per quello che fai per la nostra Striano, anche se siamo sarnese, assolutamente sarnese fino alla fine, ma rispetto incondizionato per questa comunità che oramai già da qualche anno appunto vive in questa comunità. Questa è una cosa molto bella da mettere in evidenza, ma saluto con rispetto e soprattutto con amicizia Francesco Robustelli, che naturalmente metteva questo in evidenza sotto tutti i punti di vista. Nel frattempo quello che posso dire è che la cosa da mettere in evidenza è che la gente continua ad arrivare in massa e principalmente viene con grande entusiasmo perché si sta divertendo sotto tutti i punti di vista e questa è una cosa positiva. Ora il Carmine Bosso naturalmente manda anche le immagini di questo spettacolo, questa è una cosa molto importante, vedete è tutto in evidenza, tutto messo dal punto di vista prettamente televisivo. Carmine Bosso sta cercando di mandarvi rigorosamente in diretta quelle che sono le immagini di questo spettacolo itinerante di questa nuova figura del boss. Ricordo che alle 20:30 circa esibizione spettacolo qui del grande Biagio Izzo e questa è un'altra cosa da mettere in evidenza, un grande colpo da parte del Carnevale Biagio Izzo che sicuramente delizierà la piazza
che si preannuncia. Saluto Vincenzo Robustelli, lo saluto, soprattutto quello da mettere in evidenza è che è grande, soprattutto in evidenza il fatto del grande colpo, oltre gli altri artisti dei giorni precedenti, questa sera qui a Striano c'è Biagio Izza con il suo spettacolo non indifferente, un colpo veramente grande. Ora vedete, Carmine sta dando quella che è la globalità della piazza, è un Carmine Boss scatenato, devo dire che la bevuta d'acqua di poco fa gli ha fatto veramente bene, è quella che ci sarà ancora e noi andiamo avanti su questo discorso. Questa è la cosa molto bella, sì. Carmine Boss beve solo acqua quando lavora, solo acqua, mentre Mohamed beve anche acqua, voglio dire, questa è una cosa molto bella. Noi andiamo avanti in questa diretta. Perfetto Carmine, che fa vedere questa, questa situazione, questo spettacolo. Sì, sì, sì. Sì, hai fatto bene, bravo, di mandarlo anche a Gerardo, bravo, vedi, vedi, vedi. Ma questa è acqua, 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 acqua. È sugo, bravo, questo è sugo. Questo è sugo, noi continuiamo ad andare avanti con la nostra diretta, non ci fermiamo, questo è importante, è fondamentale, ricordo sempre ancora una volta, saluto anche il signor Molisse dall'altro lato, questo è importante. Scusa, perché l'altra sera non c'eri alla diretta dal Club Napoli con Ultra Zoom? Stavi lavorando? Sì, sì, stavo lavorando veramente, mi dispiaciuto non esserci. Devo dire che è andata bene, c'era tanta gente. Sì, ho visto un sacco di persone, mi è proprio dispiaciuto, veramente. Ma ci rifaremo, dai. Veramente, la prossima volta. Sei un grande, forza Napoli. Sempre forza. Sempre, a prescindere, sempre, sempre. Grande il nostro Michele, il grande sei tu, il grande Michele Molisse. Avvocato Runga, venga qua, avvocato, venga, venga, avvocato. E allora, Carmine... Carmine, allora Carmine, ecco qua, bravo, ho la fortuna di avere al mio fianco due bellezze, si dice così, due bellezze, buonasera a lei signora, buonasera, allora siamo rigorosamente in diretta dal Carnevale Strianese, buonasera all'avvocato Antonio Runga, buonasera a lei. Buonasera. Allora partiamo dal gentil sesso, questo è importante, come vedete... siamo in diretta, ecco la scena quando vengo verso di voi, non c'è nulla di artefatto, partiamo dal gentil sesso, le sensazioni su questo carnevale. Questo è il primo anno che vengo qui ed è molto bello, molto numeroso, ci sono anche bellissimi carri. Ti aspettavi tutto questo? No, no, no. Sto ancora poco, però. Antonio, tu conoscevi già il carnevale strianese? Lo conoscevo già, ma soprattutto è un paese che conosco bene. E che ci fanno due sarnesi a Striano? Secondo te qualche motivo ci deve essere? C'è qualcosa... Sembra la basalletta del tedesco e napoletano per me. E allora? Allora? Ti pongo una domanda. Stanno scrivendo da ogni parte. L'aggregazione è fondamentale, però ci vuole sempre il cuore per andare oltre lo stato. Sì, è vero. Questo è forse è la prima cosa. Striano l'ho conosciuto a livello sportivo e so che ci ha messo tanto cuore e tanta passione in quello che fa. Si riflette anche in queste attività, in queste manifestazioni di paese, culturali, ed è sempre bello partecipare. Ti ripeto, io vengo adesso da Striano che pure hanno organizzato una bella cosa. Qua forse a livello di artistico c'è qualcosa in più, però è un paese che sta crescendo molto e... mi fa piacere poi ritrovare anche qualche volto familiare, ma ce n'ho tanti qua. Grazie all'avvocato Runga e grazie al suo gentil sesso e soprattutto principalmente... grazie e buon proseguimento di carnevale. Ecco. Elisa Boccia, eccola la signora, eccola qua. Signora, buonasera. Buonasera. E allora, tanta gente anche stasera? Sì, sì. È sempre un successo questo carnevale. È vero, è vero. Per fortuna, anche perché poi non potrebbe essere altrimenti, questi artisti poi d'altra parte dovremmo dire, veramente fanno sempre delle opere d'arte sempre più belle, bellissime. Quest'anno proprio
sono felicemente sorpresa, molto, molto belli, molto belli. È soddisfatta, diciamo. Sì, sì, assai, assai, perché stanno trovando anche uno spazio giusto questi rioni che mettono tutto il loro impegno, ed è anche giusto che sia così. Quindi questa affluenza li gratifica, secondo me, e quindi mettono in evidenza effettivamente la bellezza del carnevale, che ogni anno diventa sempre più bello proprio, veramente. Quest'anno sono dei colori, immagini, movimenti bellissimi proprio, bellissimi. La sua maschera preferita? Parlo in generale, nella vita. Nella vita? Arlecchino. Diciamo Arlecchino, così siamo sempre più colorati, sempre più allegri. Più allegri anche, sì, sì, non facciamo troppo. Che diventa sempre più difficile. Della situazione. Ringrazio come sempre per la sua gentilezza e modo di farla, signora Lisa Boccia. Buon proseguimento. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Buonasera. E allora, noi andiamo avanti, e soprattutto possiamo dire che. Quello che è certo, continuo a leggere tanti messaggi, addirittura qualcuno scrive si paga, no assolutamente no, basta venire qui sul posto, vi divertite, c'è l'area parcheggio che si entra e quindi avete la possibilità. Ripeto, alle 20:30 circa ci sarà sicuramente il botto definitivo, vale a dire è in arrivo anche l'ospite d'onore, c'è anche un amico mio tifoso del Milan, ma che l'importante è che non sia tifoso, c'è anche la sua dolce metà. Buonasera Carmine, girami la telecamera gentilmente e inquadrami questo signore. Buonasera. Pure perché è sarnese, ci tengo a metterlo in evidenza. Sarnesissimo. Ci tengo a metterlo in evidenza. Di tre generazioni. Ti stai divertendo? Tantissimo. Qual è la cosa più che ti rimane, che ti colpisce di più di questo carnevale? L'unione tra le persone, il divertimento e la voglia di mettere dietro quello che sono le preoccupazioni giornaliere. Quello che una cosa che mi ha sorpreso è l'entusiasmo da parte di tutti. Questo è vero, praticamente c'è stata un'unione di intenti da parte di tutti i giovani istrianesi, più quelli che sono tutte le menti pensanti della popolazione istrianese. Ringrazio anche le persone del circondariato, che dei paesi vicini, che sono venuti. Una magica serata, grazie a te carissimo amico mio, forza Napoli. E forza la tua squadra. Sempre. Però è un momento magico. Certo. Poi grazie a te, soprattutto gentilissimo come sempre. E allora, noi andiamo avanti, vedo tantissima altra gente. Giuseppe, vuoi dire una tua battuta? Non mi hai dato mai questa soddisfazione, dammi questa soddisfazione. E allora, buonasera a Giuseppe. Giuseppe, allora, tanta gente, tante persone, grande entusiasmo, ma soprattutto e principalmente grandi opere da parte dei carristi. Buonasera Nello e buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo, come ho visto, in tutto il mondo. Che dire, ogni anno che arriva il carnevale noi vediamo queste opere spettacolari e pensiamo sono dei carri bellissimi, riusciranno a fare di meglio il prossimo anno, e invece questi ragazzi ogni anno riescono a smentirci. Quest'anno i carri sono ancora più grandi, più maestosi, più belli, e la cosa però importante non è soltanto che i carri sono più belli, ma quest'anno abbiamo anche un miglioramento dal punto di vista organizzativo e logistico che fa bene. Infatti basta vedere quanta gente c'è, soprattutto non di Striano, che facendo anche forza su quella che è l'accoglienza del popolo strianese, abbiamo un carnevale spettacolare. Quindi voglio fare i miei complimenti a tutti i carristi e soprattutto al presidente Nando Prospero, che hanno fatto un lavoro eccezionale. Tu ti stai divertendo? Tantissimo, tantissimo, come ogni anno, ma quest'anno devo dire la verità ancora di più, perché te l'ho detto, oltre ad avere dei carri spettacolari abbiamo un'organizzazione che è stata davvero perfetta, una macchina organizzativa perfetta. Giuseppe, ci sono riuscito a farti parlare una volta in diretta. Grazie a te. Grazie a te, è stato un piacere. Buonasera. Grazie a Giuseppe Rendina, come all'ingegner Rendina. E allora, come vedete, tanta gente che continua, si è riempita di nuovo la piazza qui, come vedete, da mettere in evidenza una cosa. Sono le 20:15, comincia a riempirsi la piazza, immagino che cosa accadrà quando ci sarà sicuramente Biagio Izzo con il suo spettacolo, secondo me
sarà l'apoteosi sotto tutti i punti di vista, perché uno spettacolo sicuramente che andrà oltre quello che può essere l'immaginario. D'altronde il signor Biagio Izzo non ha bisogno di presentazioni, artista di spessore nazionale ed internazionale. E allora noi andiamo avanti, ma principalmente da mettere in evidenza che arriva gente da ogni parte, sono le 20 minuti primi. Noi naturalmente quando ci sarà lo spettacolo non potremo assolutamente riprendere nulla per una questione di contratti e di diritti d'immagine, perché è una cosa che non si può riprendere. È giusto mettere in evidenza, qualcuno mi chiede si potrà vedere da casa, no, da casa non si potrà vedere, ma soprattutto chi vorrà vedere lo spettacolo deve venire qua in piazza a vedere quello che poi è l'epilogo principale di quella che è la parte conclusiva di questo martedì. Vale a dire, poi oltre lo spettacolo ci sarà la premiazione che vedrà il carro vincitore di questo carnevale. Soprattutto pure perché, ripeto, la gente già sta cominciando a venire, il che significa che l'attesa fa la fede. È questo praticamente deve far capire che, vedete, c'è tanta attesa. Ecco qua, intanto voglio spostare, questa è la cosa importante, mi metto vicino qua come riferimento, perché vedo che c'è tanta gente in attesa di quello che, ripeto, ci sarà Biagio Izzo. Tra poco finirà questo spettacolo, ce ne sarà ulteriormente ancora un altro per poi arrivare il grande ospite della serata. Sono le 20 e 18 minuti primi e naturalmente da mettere 20 altri. Ricordo alle 20:30 terminerà questa diretta, dunque tra 12 minuti terminerà la diretta qui dal Carnevale Strianese. Dal Carnevale Strianese, in modo tale che tutti sanno che, ripeto, ancora una volta, Biagio Izzo non potrà essere trasmesso qui in diretta dal Carnevale di Striano per una questione di contratti, di diritti d'immagine per quanto riguarda lo spettacolo, e quindi noi andiamo avanti per tantissimi, ancora per circa 10 minuti e poi termineremo questo collegamento, ripeto, dalla piazza. Dalla piazza, in modo tale che potete venire qua alla piazzetta per vedere lo spettacolo di Biagio Izzo, che non possiamo trasmettere per una questione di contratti di spettacolo, di immagini che vanno veramente oltre sotto tutti i punti di vista. Questo è importante. Ripeto, la gente continua a degustare qualcosa, è veramente tanta, stanno praticamente la situazione di stand by, perché come vedete Carmine Bosso, siamo veramente agli sgoccioli, anzi a questo punto possiamo dire tranquillamente che ci manca circa 10 minuti, anche se volendo potremmo chiudere pure 5 minuti prima, non è un problema assolutamente. Ringrazio già fin d'ora ringrazio già fin d'ora Carmine Bosso, Mohamed Bomber, soprattutto la cosa positiva che La cosa positiva è che tutti si stanno divertendo
E allora, a questo punto manca veramente poco agli sgoccioli, lo dico tranquillamente. Io mi sono divertito con il mio amico Carbone. Bravo. E lo dico veramente, che ci conosciamo dal periodo della scuola, l'età avanza anche per noi. Questa volta lo faccio diversamente. Di solito si conclude un collegamento o con una figura istituzionale o praticamente con qualche personaggio. La faccio con un amico, che stimo e che rispetto, a prescindere se uno si vede o non si vede. Siamo agli sgoccioli di questa 36esima edizione, ma il carnevale non finisce qua. Tra poco Biagio Izzo, qui dalla piazza, appunto dalla piazza dove si trova il palco centrale di Striano, grazie a Carmine Bosso, grazie a Gerardo Tucci, grazie alle istituzioni, grazie ai carristi, grazie all'associazione carnevalesca, grazie veramente a tutti, a Mohamed Bomber, Gerardo Tucci, l'editore Pasquale Turco, va in archivio questa 36esima edizione del carnevale. Grazie ad Anello Odierna, buonasera, ma la grande notte del carnevale qui a Striano continua ancora. Buonasera a tutti.